Nono turno del campionato di prima categoria, Girone A, si affrontano allo Scirea di Stornarella in maglia azzurra, pantaloncino bianco, il Santum Nicandrum di Elia Gravinese in completo arancione, lo Stornarella Calcio in quella che è ormai una sfida che si ripete da 3 anni tra le due formazioni protagoniste del campionato di terza e poi di seconda e ora in prima con la direzione di gara affidata al signor Alessandro Leo della sezione di Foggia, subito il calcio d'avvio in favore della formazione padrone di casa. La prima occasione è proprio di Marca Stornarella con questo pallone messo in mezzo da Tadi di Khaled, pallone alto sulla traversa, controlla Di Bari, poi ancora questo calcio di punizione con Di Gregorio sul pallone, a mettere questo pallone in mezzo, esce Di Bari ma viene anticipato, il pallone finisce in fallo laterale, calcio d'angolo per lo Stornarella che si fa pericoloso in avanti con il colpo di testa di Pugliese che poi si invola qui a rete con la conclusione, il gol di Pugliese, Vittorio Pugliese porta in vantaggio la formazione di mister Pino Martino squalificato quest'oggi. Vediamo proprio il gol di Vittorio Pugliese, bella la marcatura in contropiede per l'attaccante Cerignolano, il fallo laterale con Tadili Khaled che mette questo pallone alla rimessa, poi è proprio Pugliese ad entrare in aria, viene steso ed è calcio di rigore, non ha dubbi Alessandro Leo che assegna il calcio di rigore per la formazione di casa, con Pugliese sul dischetto trasforma il gol del 2-0, quindi doppietta per Pugliese che porta sul doppio vantaggio la formazione di mister Pino De Martino. Reagiscono gli ospiti, ma questo pallone finisce alto sulla traversa con ancora gli ospiti che provano a riaprire la gara. Controlla la manna ancora Pugliese in avanti per Stornarella che poi viene fermato. Poi ancora gli ospiti che provano ancora a farsi pericolosi con la manna che intercetta. Poi ancora il Santum Nicandrum in avanti, viene fermato qui in avanti Giaccone. Poi c'è il calcio di punizione con Lupoli sul pallone, pallone docile tra le braccia di Lamanna, ripresa con ancora la conclusione di Pugliese che sfiora il terzo gol, poi si invola in porta Tadi di Khaled che salta l'avversario, prova a mettere questo pallone in mezzo, bella l'inserimento di Tadi di Khaled che mette in mezzo questo pallone per Vittorio Pugliese, tripletta dell'attaccante Cerignolano, il terzo gol dello Stornarella, 3-0, davvero inarrestabile quest'oggi Pugliese, rivediamo qui la terza marcatura, poi il calcio di punizione con il pallone di Vaccarella che finisce alto sulla traversa, ancora ospiti che provano a farsi pericolosi in avanti, fallo di mano ed è calcio di rigore, dal dischetto si presenta il numero 11 Trotta che viene però ipnotizzato dalla manna che salva tutto, poi ancora gli ospiti con Vaccarella che mette questo pallone in mezzo, poi c'è la ribattuta e il pallone alto sulla traversa, poi ancora ospiti protagonisti, ancora con Vaccarella, pallone alto, qui ancora l'inserimento della formazione di Elia Gravinese che prova ad andare alla conclusione con la battuta di sinistro e la rete di Giaccone che accorcia per la formazione esipontina, rivediamo qui la conclusione, non c'è più tempo però perché la gara finisce sul 3-1 e la vittoria dello Stornarella che festeggia così il ritorno al successo, 3 punti pesanti per la formazione di mister Pino De Martino che abbiamo ascoltato negli spogliatoi assieme ai protagonisti. Allora, mister, complimenti, è una vittoria importante e soprattutto viene da pensare che se avete in attacco giocatori come Ciccone, Magaldi e Pugliese, questa squadra può andare veramente lontano. E oggi abbiamo giocato senza Ciccone e Magaldi, purtroppo tutti e due infortunati, però i ragazzi oggi sono contento dei ragazzi perché hanno fatto una grandissima partita, hanno messo proprio l'anima, anche se mancavano i 2 o 3 giocatori importanti nostri, qualche squalificato, qualche altro infortunato, però io gli ho chiesto a loro, questa è una partita importante per noi perché dobbiamo vincerla, è una partita da fare i 3 punti perché loro stanno sotto di noi, io non guardo avanti la classifica, voglio fare un campionato tranquillo, poi vediamo dove arriviamo. Ecco, perché, però guardando avanti, domenica c'è uno scontro importante contro una squadra che sta in questo momento facendo un ottimo campionato. Sì, mi hanno detto che la Virtus Sante ha fatto una squadra per vincere il campionato, quindi sappiamo i giocatori importanti che ci hanno, domenica non abbiamo nulla da perdere, è importante giocare con queste squadre qui con quella voglia, con quella cattiveria che ci abbiamo messo oggi. Se faremo così faremo risultato, faremo una grandissima partita. È meglio che vengano queste squadre prime in classifica. Ecco, le condizioni di Magaldi e Ciccone per domenica, si può già pensare a un perlomeno un avvicinamento al campo. Adesso oggi godiamoci questa vittoria, poi per domenica abbiamo 7 giorni per recuperare altri giocatori, qualche altro squalificato, quindi pensiamo a questa vittoria, godiamoci questa vittoria. Ma si può pensare a uno schieramento in avanti con tutti e tre contemporaneamente? Se stanno bene sì, se stanno bene tutti e tre sì, però devono stare bene fisicamente perché tutti e tre... Chi non farebbe giocare un 3 giocatori così importanti? Movimenti per il mercato, qualcosa avverrà sicuramente.
No, abbiamo ancora 2 settimane da valutare i nostri giocatori, la mia squadra, perché io con questi giocatori qui ci ho parlato anche oggi, dopo la partita, ho detto una vittoria importante, se noi non perdevamo quei 4-5 punti che abbiamo regalato, potevamo stare anche noi secondi in classifica. Cosa è mancato in questa prima parte di stagione? È l'infortunato importante, gli infortuni in ogni squadra, pure altre squadre si lamentano che ci hanno gli infortunati, quindi il campionato si vince anche con un po' di fortuna che non arrivano gli infortunati. Nota di, nota di merito intanto per i tifosi anche oggi al supporto della squadra. Sì, ma c'è da fare veramente un plauso a questi tifosi perché ci seguono sempre, oggi per 90 minuti ci hanno veramente incitato abbastanza. Mister Felice Sebastiani, una vittoria importante per lo Stornarella Calcio che si riaffaccia nelle zone che contano della classifica. Sì, è un fattore che chiaramente interessa perché crea un, chiaramente nei ragazzi una performance un po' più alta rispetto alle altre partite, crea chiaramente molta gioia in questi risultati, ma il risultato che ci interessa di più è portare avanti questo discorso che noi stiamo portando all'inizio del campionato. Fare un buon campionato, dopo 2 campionati chiaramente che abbiamo vinto di terza e di seconda, c'è arrivato il momento che penso che sia arrivato di riprogrammare e vedere il futuro come farlo, come porre una piattaforma chiaramente delle più normali per proiettarci in momenti migliori. Ecco, una classifica che era un po' deficitaria per lo Stornarella, però questa vittoria adesso dà nuovo morale, nuova spinta e soprattutto avete in avanti un giocatore al di fuori del comune che è Vittorio Pugliese. Sì, lo ammetto. Vittorio era da un po' di tempo che stava in stand-by e chiaramente c'è il nostro mister Pino De Martino subito ha contattato per vedere quali erano le sue condizioni e se aveva chiaramente la voglia di poter ritornare su questi campionati. Lui la partita c'è stato, gli abbiamo fatto trovare un ambiente chiaramente accogliente, si trova bene e in questo momento chiaramente sta prendendo la sua forma migliore che quella degli anni passati. Ecco, tra l'altro abbiamo presentato qualche settimana fa alcuni ragazzi del settore giovanile che si affacciano in prima squadra, quindi forse questa è la soddisfazione più grande. Ecco, Luca, a noi ci interessa, hai puntato bene il dito, a noi ci interessa questo discorso. Chiaramente stiamo programmando in maniera maniera professionale il settore giovanile. Abbiamo chiaramente dei ragazzi che iniziando dai pulcini, quei giovanissimi che stanno disputando gli ottimi campionati, la possibilità di poter un giorno programmare con, non dico interamente con il tessuto stornarellese, ma a noi ci interessa chiaramente programmare che possono essere i ragazzi del posto ad affrontare i campionati promettenti per il nostro territorio.